l'attività messa in campo da questa amministrazione dal momento dell'insediamento è prioritariamente stata l'attività di progettazione relativa ai fondi di più Europa, che riguardavano più interventi, tre dei quali sono stati da maggio 2012 a giugno 2013 progettati, perché gli incarichi tecnici già erano stati dati prima che arrivassi io, ma di progetti non ce n'erano. Quindi siamo partiti con le progettazioni, naturalmente indicando anche alcune verifiche, perché su Via Roma per esempio abbiamo anche fatto dei saggi per in qualche modo partire dal dato di che cosa c'era sotto, perché la strada si è disfatta a distanza di un tempo abbastanza contenuto e quindi la famosa questione Via Roma con i San Pietrini che sono tutti saltati. E abbiamo scoperto che in qualche modo c'è una platea molto consistente, quindi di fatto si è creato il problema tra la platea, il sostrato rispetto ai San Pietrini e i San Pietrini stessi. Però la cosa che abbiamo procurato, i progetti li abbiamo rimessi alla sovrintendenza e abbiamo avuto dopo diverse articolazioni, momenti di confronto, dopo 7-8 mesi i pareri relativi ai tre progetti che abbiamo rimesso poi alla stazione unica appaltante a giugno, fine giugno 2013. I tre progetti sono? Quindi il bike sharing, che prevede prevalentemente la sistemazione di Via Roma, la chiesa di Piazza Cirillo dello Spirito Santo, di Santo Spirito, mi confondo sempre con, e la casa di Cimarosa. Questo che riguardava i sacrati ha avuto un'ulteriore lungaggine procurata da una sorta di diversità di vedute tra quando evidentemente ritenevamo che fosse e quando evidentemente sovrintendenza poneva come valutazione tecnica rispetto alla permanenza storica, artistica. Scusami, i primi tre che hai detto già hanno avuto, cioè la stazione appaltante già... Li ha avuti a giugno 2013. Ha ricevuto i progetti. Per cui la polemica, che in qualche modo non è polemico, se noi usiamo un termine non adatto, il conflitto che io sto mettendo in campo, compreso gli altri sindaci dell'Agro Aversano, è che da luglio non si è avuto nessun atto concreto di procedura che in qualche modo ci consentirebbe di affrontare e risolvere questi tre grandi temi e problemi. Quindi abbiamo diverse questioni: i progetti, i pareri, la procedura di gara. All'interno di questo meccanismo, a distanza da un anno dall'insediamento, noi abbiamo procurato i tre progetti con i pareri. Alla provveditorato, i progetti sono andati a gennaio 2013, quindi 6 mesi per realizzare i progetti. Poi gennaio 2013 i progetti arrivano alla sovrintendenza, a giugno, fine giugno, riusciamo a chiudere concretamente anche con i pareri della sovrintendenza. Questo invece ha avuto un excursus un poco più complesso ancora, perché inviato verso gennaio pure questo, la parte che riguardava i sagrati ha avuto più o meno una condivisione sul piano degli interventi. Dove ci siamo un poco bloccati è piazza Don Diana, chiostro di San Francesco. Di fatto, senza entrare nel merito e coinvolgendo anche per un autorevolissimo parere che poteva venire anche dalla sovrintendenza regionale, di concerto sovrintendenza regionale e quella di Caserta, siamo addivenuti finalmente ieri al parere, con naturalmente delle specificità che poi in qualche modo vi daremo tra l'intervento prima e dopo, quello che è e come sarà. Intanto vi volevo dare una serie di elementi che riguardano il progetto di 3.599.000
che riguarda i sagrati e naturalmente anche poi diciamo in maniera penso esaustiva il parametro di riferimento anche dei costi e quindi i sagrati da recuperare sono Santa Maria Piazza, San Domenico. Santa Maria Piazza, il costo dell'intervento è di 178.000 euro, San Domenico 186.000 euro, Santa Maria del Popolo 62.000 euro, San Paolo 200.000 euro, San Francesco d'Ondiana, Cassa Armonica 1.940.000 per un importo di 3.599.000. L'obiettivo è quello di assicurare ai sagrati l'attuale condizione, nell'attuale condizione di traffico aree pedonali caratterizzate da pavimentazioni differenziate da quelle carrabili. La pavimentazione carrabile sarà restaurata con il recupero del vecchio basolato. L'intervento più impegnativo certamente è quello relativo all'isola di San Francesco e alla contigua piazza Dondiana. Questo è anche il complesso per il quale la Soprintendenza aveva espresso delle perplessità sull'ipotesi avanzata che prevedeva l'abbattimento totale dell'edificio che ospitava il liceo artistico. Si è definita un'opera di restauro e di rifunzionalizzazione del vecchio palazzo delle Bursa e con l'occasione di intervenire e mettere a luce l'antica fabbrica. Abbiamo anche diciamo, i prospetti degli interventi che si andranno a realizzare, l'idea che in qualche modo al momento del recupero può essere diciamo per l'utilizzo di questo che sarà un manufatto che sicuramente da sé metterà a sistema questa piazza, compreso anche l'intervento contiguo con la piazza con il percorso Cimarosa, che faremo naturalmente una serie di vie di transito, cioè verrà Piazza Dondiana chiusa al traffico. E quindi su questo progetto, anche perché con l'investimento di 1.933.000 abbiamo diciamo il convegno di una rifunzionalizzazione, ristrutturazione dell'intera isola. Il progetto. Un poco l'ingegnere, l'architetto sì, allora, ci darà oltre che le foto quindi è un poco più complesso del diciamo del commento che è stato fatto a qualche giornale relativamente all'intervento. E questo domani, lunedì, andrà pure questo progetto alla stazione unica appaltante naturalmente. Oltre alle cose che abbiamo detto al prefetto, perché io ho sollecitato con due o tre note, dove abbiamo fortemente sottolineato le responsabilità che sono rispetto a questa inadempienza, a questa inattività. Per l'inadempienza sono pure far perdere i finanziamenti. Come no? E se non vado errato. Spero proprio di no con tutto il cuore, ma chiaramente non possiamo immaginare tempistiche come 6 mesi di inattività, poi cominciamo a valutare i capitolati, poi magari arriva qualche lettera, ma non consentiremo assolutamente che si continui con questo passo. Tra l'altro abbiamo avuto già due occasioni con il prefetto, una solo con il prefetto, una precedente sollecitata da me con il provveditore Carlea, il nuovo provveditore delle opere pubbliche alla Campania della Basilicata, e abbiamo manifestato in maniera anche molto dura il nostro disappunto per questi ritardi. Tra l'altro nella seconda nota che ho rimesso al prefetto di Caserta io ho sottolineato anche la responsabilità di danno erariale che possiamo in qualche modo, ma non, ecco, non è questo il punto. Arrivare al, diciamo, ad evidenziare chi sono le responsabilità è l'ultima delle cose che penso. Io penso alla necessità di attivare quanto prima le procedure per avere il soggetto individuato
nella realizzazione delle opere, e realizzare via Roma, realizzare i Sagrati, realizzare, perché trattasi del cambiamento, di un cambiamento straordinariamente epocale, insomma, che va da sé che è sistemata via Roma, sistemati i Sagrati, sistemata Piazza del Diano, sistemata la Chiesa dello Spirito Santo e naturalmente finalmente completata la casa di Cimarosa, mi pare che diamo una bella consistente soluzione a diversi problemi che abbiamo. Ma a proposito dei ritardi, il responsabile della stazione unica appaltante ha giustificato, dato una motivazione del perché di questi ritardi? No. Tra l'altro io dovetti stoppare il provveditore perché trattavasi di un secondo appena venuto, di un incontro interlocutorio, cioè di quelli dove ci si saluta, si ragiona del più e del meno e senza concludere io mi permisi di stoppare e di rilanciare la drammaticità di questa questione, quindi non era semplicemente un burbarrello che stavamo facendo. Sono già due note, ieri ci siamo visti con tutti i sindaci e qualcuno che non è menzionato era comunque presente, anche il sindaco di Frignano che non era, non vedo citato, ma viviamo tutti la stessa identica questione. E questo è un problema che lo Stato in quanto idea di modello casertano, la stazione unica appaltante che vede solo impegnata alcuni territori, perché Salerno, Avellino e Benevento sono all'interno della stazione con un comune, noi siamo stati entusiasti della riformulazione della stazione con la responsabilità in capo in testo al provveditorato alle opere pubbliche, ma di fatto da quando ci siamo anche resi un poco protagonisti rispetto a questa necessità di un ricambio all'interno di quel sistema, di fatto i tempi si sono, le lungaggini si sono diciamo abbondantemente realizzate. Quindi su questo i prossimi giorni dovranno in qualche modo vederci impegnati, questo confronto, scontro. I termini ultimi per poter non perdere i finanziamenti? Diciamo il 2015 dicembre. Dicembre 2015. Quindi abbiamo circa due anni per poter ottenere il via. No, ma se partiamo in qualche modo noi siamo in condizione poi con una rendicontazione anche parziale, l'Europa da questo punto di vista insomma non è che abbia poi... cioè basta iniziare e siamo più o meno nei termini. Il punto è che mediante la mensa scolastica, la gara per l'umido è un anno e mesi. La mensa si è chiusa ieri, ma dopo la chiusura della gara bisogna fare tutte le procedure, certificazione antimafia, verifica anche quindi della solvibilità e quant'altro, arriviamo alla fine dell'anno scolastico. La gara è triennale però, ma il punto è non si può, per procedure che possono impegnare 5-6 mesi la pubblica amministrazione, metterci un anno e mezzo. Perché se tra progetti, vi ho dato anche l'elemento dei pareri che sono naturalmente obbligatori e vincolanti nel caso di Aversa della sovrintendenza, e noi per la sovrintendenza mediamente consumiamo l'anno e poi un anno e mezzo per fare le procedure per la realizzazione delle opere, sono quei tempi infiniti che l'Italia non si può consentire, il meridione d'Italia non si può consentire, e quindi ognuno di noi deve fare la propria parte per accelerare le procedure, per evitare insomma di parlare di investimenti, di parlare di sviluppo, di parlare di crescita, e naturalmente avendone le possibilità non facciamo così sì che si realizzino le condizioni della crescita e dello sviluppo, perché le risorse le abbiamo, le idee pure, e quindi trattasi semplicemente di prendere atto di questa difficoltà. Quindi la settimana prossima incominciamo questo ulteriore confronto per verificare di accelerare come si accelerano i tempi di realizzazione di queste opere. Prego, architetto. È stata una vera e propria c'è stato un vero e proprio momento di riflessione. Questi momenti di riflessione però a volte aiutano, come è stato in questo caso, in quanto si è partito dall'inizio con delle opinioni completamente diverse, poi dopo, ecco, giustamente ha detto il sindaco,
con la pazienza, con le dovute riflessioni, con un'analisi attenta di quelle che sono tutte le superfetazioni che esistono in questo fabbricato, così come da dire anche con tutte le valenze storiche, artistiche, culturali che comporta, siamo giunti in sinergia con la sovrintendenza regionale, con la sovrintendenza provinciale, ad un ottimo risultato da tutti i punti di vista. Il fabbricato, che attualmente è completamente fatiscente, verrà completamente restaurato, ma viene restaurato soltanto le parti che necessitano, cioè laddove esistono dei pregi artistici culturali verranno sicuramente restaurati, altre parti vengono praticamente abbattute. L'intero volco, tranne il pian terreno dove sono presenti, anche se naturalmente non si vedono da entrambi i lati, quindi sia su Piazza Don Diano che su Via San Francesco degli Archi, verranno praticamente ripristinati e restaurati tutti. Quindi avremo degli archi sia dal lato verso Piazza Don Diana che su via San Francesco. Di conseguenza, perché la Piazza Don Diana diventerà tutta pedonale, ci sarà un tutt'uno con via San Francesco. Per quanto riguarda il fabbricato, verrà praticamente alleggerito completamente, l'ultimo piano scomparirà quasi completamente. Il tutto verrà abbassato di 2-3 metri, come lo vediamo adesso. Naturalmente esiste ancora un pregio sul lato verso la fine di via Giolitti, così come la cassa a scale. La parte centrale viene l'ultimo piano demolito, il primo piano, cioè immediatamente sopra questi archi, verrà fatto un solaio, naturalmente con le nuove tecnologie, perché non è possibile più farlo come si faceva prima, e verrà completamente vetrato, la cosa con un cappello sopra. La cosa bella qual è? Che praticamente noi, per esempio, dal palazzo comunale riusciamo a vedere dall'altra parte della strada, perché attraverso questi vetri trasparenti ci sarà una certa armonia e una certa leggerezza dell'opera stessa. Il progetto di Sagrati non è che riguarda solo esclusivamente, qui è dove abbiamo avuto un poco, abbiamo fatto una riflessione maggiore. Verrà pure per ambossare sì, questi portici. Sì, volevo dire. Questi portici verranno realizzati nuovamente, così come era la vecchia cortina del 400. Cioè praticamente, naturalmente verranno alleggeriti, saranno più che altro meno invadenti, ma appunto per recuperare gli spazi, la tipologia planimetrica che aveva un tempo. Tornare indietro nel tempo. Frontalmente questo muro naturalmente scomparirà, tutte le superfilazioni scompariranno, questo corpo sulla sinistra, dove attualmente c'è la biblioteca, scomparirà, ci sarà soltanto un piccolo locale deposito dove ci sarà poi al limite, in un'altra occasione vedremo anche i grafici, una scala che si accede anche esternamente al primo piano, richiamando proprio la vecchia cortina come c'era un tempo, diventerà quasi un tutt'uno con Piazza Principe Amedeo. Anche queste enormi piazze verranno fatte due grossi riquadri, dove una parte centralmente verrà posata questa, siamo in possesso di un'enorme magnolia all'interno, quindi verrà rivalutata anche questa grande pianta, un'altra parte invece una vasca a raso. Naturalmente prevederanno anche tutti i sottoservizi, quali per esempio per lo scarico delle acque, per quanto riguarda l'illuminazione con degli appositi pali che richiameranno appunto la tipologia della piazza stessa. La pavimentazione, per quanto riguarda questa pavimentazione, verrà fatta in una pietra lavica bucciardata, pedonale però non carrabile, quindi di spessore inferiore. E cosa importante da dire, visto anche delle problematiche, quindi con l'esperienza uno riesce a risolvere diversi problemi, è che al di sotto, immediatamente al di sotto della posa di queste di questa pietra, verrà fatto un zatterone in cemento armato per impedire quindi le enormi flessioni che, come vediamo col passare degli anni, possono capitare. Quindi il risultato è stato eccezionale e dobbiamo ringraziare innanzitutto sicuramente il nostro sindaco, che ha una pazienza enorme nell'andare a destra e a sinistra e fare tutti i vari appuntamenti possibili e immaginabili, naturalmente le due sovrintendenze, sia quella regionale che quella provinciale. Aversa, Napoli, Benevento, Caserta, Mondragone, Portici, San Giuseppe, Vesuviano, Torre Annunziata. Naturalmente il principio della zona franca, il dato di riferimento è la zona di disagio sociale, alle quali viene data la possibilità di investire, quindi dal 7 febbraio è operativo il bando. E accedendo, sono solo due comuni casertani.
Avesse Mondragone. Mondragone già è stato nella prima fase selezionato. Noi invece entriamo l'anno passato, perché nonostante il progetto fu dichiarato meritevole di approvazione, i finanziamenti non erano diciamo in testa ad Aversa e Portici. Quindi c'è stata questa ulteriore possibilità, il Ministero ha finanziato anche Aversa e Portici e di fatto i contributi sono in qualche modo concessi in forma di credito d'imposta. Al momento della, diciamo, dell'inizio di un'attività, IRPEF, IRAP, IMU e poi l'esonero, una cosa importantissima che può creare anche chiaramente le condizioni, cosa che è molto molto importante nella nostra città che vive una condizione di carenza lavorativa, mancanza di lavoro, può ridurre o esonerare dal pagamento dei contributi previdenziali quelle aziende che attivano nell'ambito delle zone franche, quindi dirà un po' con l'assessore Guido Rossi, insomma, per cui presumiamo che questo investimento dello Stato con Regione Campania di 11 milioni possa essere un volano di crescita, un volano di sviluppo nella nostra città. Anche in corso di elaborazione del confronto che stiamo avendo avremo anche dei parametri di riferimento su cui può darsi, abbiamo anche da chiarire delle questioni su come va perfezionato il rapporto tra impresa e Ministero. Le domande vanno direttamente al Ministero equivalente il 28 aprile. Sì, la scadenza è il 28 aprile, parte l'attività per presentazione delle domande il 7 di febbraio. Una procedura telematica, forse dell'aspetto più tecnico, che la procedura fondamentalmente è esclusivamente telematica attraverso una piattaforma multimediale da cui si accede attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. L'istruttoria verrà fatta dal Ministero, non è un'attività sportello, quindi non si va a esaurimento dei fondi, sono interessate tutte le imprese che hanno una sede all'interno della zona franca urbana del Comune di Aversa. I fondi disponibili sono 11.270.000, vado a memoria come numero c'è sul documento, a disposizione delle imprese aversane, ciascuna può avere un contributo massimo di 200.000 euro nei limiti del de minimis per aiuti di Stato negli ultimi tre anni. Mondragone? Sai quanto ammonta il finanziamento del Mondragone? Vi posso dare i dati di tutte le 8 zone franche della Regione Campania. Sì, a me interessa Mondragone per la provincia. Mondragone dovrebbe essere più o meno lo stesso ammontare, ti posso dare l'elemento preciso, lo stesso ammontare. Ce l'ho, poi te lo do il dato, cioè tutto quanto l'elenco che ho recuperato, dire l'impresa, che dal 2008 i progetti poi mandati al Ministero, non c'è la traccia. Il Ministero asseriva che non erano stati ricevuti, salvo la relazione finale. A me interessava invece il merito delle valutazioni che si erano fatte allora rispetto a questo obiettivo della zona franca urbana. Tra l'altro anche in sede di redazione del bilancio, anche con l'assessore, siamo sempre posti un grosso problema. Nel caso vogliamo incentivare gli investimenti con fondo comunale, noi dovremmo avere gli indicatori socio-economici che sono la base, no, di tutte le riflessioni che riguardano anche questo tipo di problemi. E gli indicatori che Regione Campania mette in campo naturalmente sono quelli di Istat, collocamento, quindi tasso di disoccupazione delle diverse aree, Istat, ma sono dati che in qualche modo afferiscono alla genericità. Il punto è trovare il modo per censire in città lo stato di disagio sociale, le criticità, attraverso indicatori che siano specifici della città e non di quanto dice Istat, che in qualche modo recupera parametri che sono di tipo diverso, facciamo, che posso dire, una sorta di quanti abitanti, noi facciamo il censimento, ma il censimento spesso sfugge a un reale dato oggettivo di partenza, perché abbiamo il residente ma non controlliamo se effettivamente questa persona vive in questa città, per esempio,
oppure il tasso di disoccupazione, ci sarà lavoro in nero che non, ecco, il collocamento noi non andiamo a riscontrare. Allora, per fare una buona amministrazione di una città ci sono diversi parametri a cui evidentemente far riferimento. E quindi, tra l'altro, abbiamo già innervato un rapporto con la facoltà di ingegneria. Mi direte che c'entra la facoltà di ingegneria? La facoltà di ingegneria c'entra perché c'è un, diciamo, una competenza specifica con dei sociologi, e nel caso della dottoressa Ruffino, la quale già ha impegnato diciamo, il Dipartimento in uno studio che ha riguardato le aree del nord della provincia di Caserta. Questo 2 o 3 anni fa io lo leggevo, ma non sapevo che la dottoressa Ruffino stava qua ad Aversa presso la facoltà di ingegneria. E quindi abbiamo idea di una partnership con la facoltà di ingegneria per procurare esattamente questi elementi che sono la base per poter immaginare qualsiasi idea di programmazione. Non è la semplice, il bilancio, quello che facciamo per la scuola, che cosa serve, per... è qualcosa in più che non può non partire da elementi oggettivi rispetto alla realtà socio-economica che noi abbiamo ad Aversa. Quindi, partendo da questo tipo di idea, noi nel breve medio termine avremo anche questi parametri per cui tutto quello che si riferisce alle buone prassi, no, allo sviluppo sostenibile, sarà compendio di uno studio che ci farà la dottoressa Ruffino, con la quale stiamo collaborando non solo in termini di formazione di alcuni nostri dipendenti rispetto alle buone prassi, rispetto all'idea di sviluppo sostenibile, rispetto, che anche questo è importante, che ci siano uomini e donne del nostro apparato tecnico burocratico che sia in condizione di agganciare nuovi sistemi di programmazione. Quindi questo è insomma uno dei punti su cui abbiamo lavorato anche con la Regione Campania, nel dire che forse andava in qualche modo rivisitato anche il criterio, perché mediamente quando facciamo dei progetti senza molta ansia di comprenderne il senso, li mettiamo laddove evidentemente c'è il bando e finisce là. Forse ci riferiamo più ai tecnici che non alle valutazioni politiche, che devono essere il preambolo rispetto poi alla messa sulla, ecco, la stesura. Se ci fossimo fermati su questo, al dato tecnico, evidentemente avremmo avuto risultati molto diversi, perché nella spesa programmata per i sagrati e per l'idea che in qualche modo era maturata nell'ambito della sovrintendenza, noi avremmo dovuto spendere molto di più dal bilancio comunale, dai residui, dagli avanzi di amministrazione, perché trattavasi di una spesa molto superiore a quella che voi leggete, perché trattavasi della ristrutturazione del tutto e non della riqualificazione di una buona parte di questo immobile. Quindi è più il dato, diciamo, tra virgolette, politico che deve essere prevalente rispetto poi alle questioni che tecnicamente, materialmente, fisicamente si vanno a disegnare o a esplicitare in un documento, in una relazione di accompagnamento al progetto. E anche in questo, evidentemente, questa necessità c'era e c'è ancora, perché tutta la programmazione non può essere non ancorata ha una valutazione nel merito delle cose che Aversa che cos'è, come si caratterizza e come si connota, quali sono gli indicatori sociali che devono essere censiti da noi, non dall'Istat. Il disagio dove sta, in quale zona, in quali ambiti, come valorizzarle. Sì. E quindi è un complesso di questioni che possono essere anche la base per delle valutazioni di tipo politico circa gli investimenti da fare. La seconda questione, la terza, che abbiamo recuperato come difficoltà stamattina, anche perché l'assessore Virgilio ha anche qualcosa da dire forse sull'argomento, è la vicenda della mensa, che è andata a buon fine. Abbiamo chiuso questa partita, mi sembra che ieri si è conclusa, poi andremo naturalmente a giugno, sicuramente maggio, perché abbiamo ancora 45 giorni per tutti gli adempimenti, ma questo attiene alla vicenda stazione unica appaltante.
Invece quello che deve essere chiaro e che abbiamo in qualche modo condiviso e concordato con l'assessore è che avremo un monitoraggio costante sulla qualità delle attività che mettere in campo sempre GEMEAZ, perché la gara la vince GEMEAZ. Ma non gli daremo tempo per lamentarci o far lamentare le famiglie o far lamentare i bambini. Per cui già da lunedì attiveremo una task force del Comune che farà monitoraggio e naturalmente richiederà l'applicazione. Oggi siamo in proroga e quindi facciamo riferimento al vecchio capitolo di donne. Tutto quello che è scritto, compresa la tabella, quella come si dice, dietetica, che deve essere pubblicata, il comportamento degli addetti, l'igiene e la sistematica pulizia dei locali. Insomma, noi chiederemo che si renda conto tutte le settimane di questa, che è una spesa consistente che l'amministrazione, la città fa per dare risposte adeguate e naturalmente coerenti con la quantità di risorse che noi investiamo. Quindi, da lunedì, a me pare che già, a parte anche quell'organismo diciamo misto tra cinema, faremo anche altre verifiche che l'amministrazione a suo insindacabile giudizio prevede il capitolato e anche il contratto, può mettere in moto tutto quello che a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale ritiene opportuno per garantire che ci sia rispondenza tra il servizio e il capitolato che accompagna naturalmente la procedura di gara. Quindi su questo possiamo dare messaggio alla gente di poter stare tranquilli. Appena la decisione del contratto. Appena la decisione del contratto. Questo è previsto dal contratto. Anzi c'è anche la clausola risolutiva. Come? Senza concordare il controllo si può andare direttamente. No, no, ma quello è previsto. Quello già è previsto, ma adesso già. Non dobbiamo. Cioè c'è la commissione paritetica. Però quelli sono formalismi. Perché due genitori, due nostri dipendenti e due. Ma questo non ci appaga. Noi attiveremo tutte le leve possibili, date che nel contratto, se non ce la faremo prevedere, la clausola risolutiva espressa, perché nel momento della basta una lettera e noi diciamo il contratto, deve sapere GEMEAZ di Milano che o attiva tutti i meccanismi, così come perché quando arrivano dalle nostre parti, ragazzi, se ne si comprese. Si cambia il modo di intendere il rapporto con la pubblica amministrazione. Se sono a Milano fanno un certo tipo di attività, arrivano dalle nostre parti e magari la subordinata è principale e la principale, no? Non hanno molta differenza. Ed ecco perché anche a Senesi ne abbiamo spiegato in forma sia verbalmente che per iscritto le cose che deve fare. Allora io anticipo già da oggi che abbiamo intimato e diffidato Senesi, che sui nostri cantieri o sui nostri siti, che non dovevano essere utilizzati come siti per depositi di automezzi, però in un normale rapporto di collaborazione eccetera eccetera, abbiamo nel tempo fatto sì che utilizzasse anche per depositare gli automezzi i nostri siti di, come si chiama, le nostre isole ecologiche. Scopriamo qualche poco di giorni fa che sulle nostre isole ecologiche ci sono automezzi anche di altri comuni. Allora, all'ennesima, alla seconda diffida, e se lunedì stanno gli automezzi di altri comuni sui nostri siti, ci saranno i vigili urbani che a sequestrare lì possono sequestrare, ma certamente impediranno l'accesso agli automezzi nei nostri siti. Perché non è pensabile che arriva, insomma, l'azienda del nord, del centro Italia, e dice che il centro Italia e il nord si corrono da dei comportamenti di agire diversi da nord, e poi evidentemente registriamo comportamenti che sono al di fuori della grazia di Dio. Quindi questo è, trattasi di ognuno di fare il proprio mestiere. GEMEAZ recupera non so quanto di budget per quanto riguarda la mente, deve fare il suo mestiere, deve fare bene. Senesi deve fare la stessa cosa. Faccio l'esempio, no? Via Seggio 7 anni fa era un luogo diverso da quello che è oggi, come possono essere accadute tante altre cose in posti della città che 7 anni fa non erano
nelle proporzioni di oggi, in quanto all'attività commerciale, ad investitori che in qualche modo hanno trovato, hanno ritenuto di dover fare questo tipo di ragionamento. Allora trattasi ancora, non disperiamo ancora, di dover o poter rivedere in parte quella idea presentata nel 2007, fine 2007, per adeguarla, aggiornarla, che dovrebbe trattarsi semplicemente di un provvedimento aggiuntivo al bando che già è stato messo in campo. Ci stiamo lavorando, se riusciamo a far capire che sarà un poco dalla sede qualche funzionario interagire con il Ministero e fare un sette righe, può darsi che riusciamo ad avere anche, ecco perché non abbiamo dato precisamente anche la mappa delle strade, no? Perché può darsi che nel giro di qualche giorno, se non riusciamo, perché evidentemente la testardaggine burocratica è più forte della vostra voglia di ragionare, no? Nel merito, e allora prenderemo atto di quanto è stato. E bisogna dire che il sindaco già con uno sforzo interpretativo e una forzatura che abbiamo fatto al tavolo istituzionale insieme alla regione, abbiamo già interpretato in maniera un poco più, diciamo, più ampia l'area di intervento, interpretando il perimetro di intervento sull'area della zona franca, e questa interpretazione sul perimetro, allargiamo pure la traversa, ovviamente abbiamo ampliato quella che era l'area obiettivo, questo in modo da far includere aree che in qualche modo in maniera pedissequa dal bando non se fosse diviso da me, allora via Roma già era nella connotazione, io non l'avrei inserito, avrei preferito per esempio le zone più periferiche, no? Sì. No, quello è il parametro, purtroppo in regione Campania il funzionario ci fa capire che era opportuno, poi hanno chiamato Roma dice ma noi già stiamo preparando il patto, ma andiamo a drogare. La prima pensione l'abbiamo avanzata. Presumibilmente se si partisse tra domani e dopodomani, in giro di 5 sono procedure che si fanno. Quindi noi entro giugno potremmo avere concretamente la soluzione della ditta che deve fare i lavori. Possono iniziare i lavori a luglio, a settembre. Di fatto abbiamo questo periodo, la necessità di mettere in sicurezza via Roma. Allora io la vedo molto più semplicemente, abbiamo programmato sia l'uno che l'altro, tra l'altro sono poche migliaia di euro, no? Se facciamo l'asfalto in parte per non coprire tutta la strada, o facciamo la sistemazione dei come si chiama? Benissimo. Dato che ci cammina, l'assessore cammina con la macchina, là in San Pietrino, non è che c'è sta una parte di San Pietrino che sta a posto, è tutto sciarmato, benissimo. Allora vogliamo anche ridicolizzarci noi stessi, che facciamo un intervento per sistemare in alcuni punti, quelli più appesantiti rispetto ad altri che sono appesantiti lo stesso, aggiustiamo il San Pietrino con 15-20 giorni di tempo, no? Con una spesa che non oggi siamo in condizione di poter dire quando dobbiamo spendere, un milione di euro possiamo spendere, però è opportuno fare le cose con buon senso. Ho parlato domenica mattina con tutta la filiera del commercio di Via Roma a piedi, scusate ma se facciamo, dice, ma noi non ci interessa, però l'importante è che facciate ambresse, fate bene, recuperiamo però quando prima possibile l'intera Via Roma eccetera eccetera. Allora avevo detto, facciamo un manifesto, avvisiamo le persone che senso ha questo intervento, che è la semplice messa in sicurezza, non è come quando si disse qualche poco di tempo fa, rifacciamo l'asfalto a Via Roma, no, trattasi di mettere in sicurezza Via Roma in 3 ore, non in 30 giorni, perché con i San Pietrini è chiaro che c'è bisogno di tempo in più, di qualcosa di soldi in più, e ripeto, non è questo il problema. E naturalmente con un disagio anche agli attori, ai protagonisti di Via Roma. Invece in un giorno delle fasce, no, laddove è maggiormente disagiata la strada, noi in mezza mattinata possiamo, avvisando pure la gente, non si tratta dell'asfalto che sostituisce, non potremmo, tra l'altro il centro storico, l'asfalto, anche in quel progetto che abbiamo presentato con la sovrintendenza si è dovuto chiarire che tipo di intervento, e quindi ci hanno prescritto loro, d'accordo con noi, il tipo di materiale da usare per sistemare Via Roma in sostituzione di San Pietrino. Quindi Via Roma verrà ampliata nei marciapiedi,
6 metri resteranno di piano viabile e i 6 metri di piano viabile, quindi San Pietrino sui marciapiedi che non creano disagio perché quelli non vanno bene quando c'è traffico, e naturalmente verrà fatto con pietra lavica, quel tipo, non il basolato, che non esiste più. Esattamente, tipo basolato, per cui abbiamo una consistenza maggiore di quel tratto stradale, e laddove abbiamo verificato, si è intervenuto con questo tipo di prescritto dalla sovrintendente, le strade reggono. In attesa dei 6 mesi, 5 mesi o 7 mesi per iniziare i lavori di riqualificazione della bike share. I San Pietrini che verranno di risulta verranno utilizzati, abbiamo pensato anche a questa cosa, sui marciapiedi che ampliamo. I marciapiedi verranno allargati di oltre 1,20 m, 1,20 m, e 6 metri restano di strada. Noi San Pietrini, quelli di risulta della strada, per l'altro i marciapiedi sì. Per quanto rimane? 6 metri, adesso è 8,5 m, 9 metri la strada.